E quindi eccoci qua, cari amici e amiche di Verai, perché bisogna parlare di Madame Web, sì, bisogna parlare di Madame Web, ma prima di farlo ricordate di iscrivervi al canale, condividere il video, salvarlo, tutte le solite cose. Ecco, se dovessi descrivere Madame Web con una sola frase sarebbe una brutta puntata di Chicago Med spruzzata di superpoteri. Il film non funziona su tutta la linea, ma adesso ovviamente ne parlo in maniera un po' più approfondita. Il film è ambientato nel 2003 e sembra in tutto e per tutto un film girato nel 2003, ma non girato da Sam Raimi o da Bryan Singer. So che sembra un discorso sulla questione, lo sembriamo tutti, ma è un dato di fatto. All'ennesimo film, dopo Morbius, dopo i due Venom, su Spider-Man senza Spider-Man, beh, la cosa inizia a diventare ridicola. Pensate che la storia della Cassandra Web di Dakota Johnson comincia addirittura in Sud America. Tanto per dare una parvenza di background al personaggio, ma che risulta davvero davvero poco ispirata. È infatti poi nella New York del 2003 che tutto succede, che Cassandra inizia ad avere delle visioni dopo un incidente e iniziano a svilupparsi questi suoi poteri di preveggenza. Nel mentre però è partita la caccia a Ezekiel Sims a tre ragazze che secondo le sue invece divisioni prima o poi lo uccideranno una volta diventate delle Spider-Women. Ecco, vi faccio un piccolo appunto sull'inizio della trama di Ezekiel Sims. Non è uno spoiler, però voglio riderne un po' con voi. Per riuscire a trovare queste ragazze, visto che siamo nel 2003, lui riesce a ottenere dei codici di accesso della NSA, la National Security Agency statunitense, che in quel periodo stava sviluppando un programma all'avanguardia di riconoscimento facciale. Ecco, lui lo usa per tutto il film, questo riconoscimento facciale che va a prendere tutte le telecamere di tutta Manhattan. E nessuno si preoccupa di fermarlo, la NSA non fa nulla. Non si accorge di niente, va tutto bene così. Ricordo, siamo nel 2003, due anni dopo l'11 settembre, cioè questa cosa è assurda, ma questa è soltanto una delle grandi, tantissime voragini del film. Che appunto ha questo grande problema che alla base dovrebbe essere direttamente collegato a Spider-Man. Ci sono tre Spider-Women, Ezekiel Sims è quello che nei fumetti introduce Peter Parker al multiverso, cioè più di così, solo che Madame Web ha addirittura paura di dirlo, Spider-Man. Il film si inserisce, secondo me, volutamente in questo 2003 un po' fumoso, dove nulla è davvero collegato se non a se stesso, dove non si vuole mai posizionare veramente per non andare a toccare qualsiasi continuity, qualsiasi essa sia. Io potrei anche perdonare della vaghezza generale se ci fosse un buon film di fondo, solo che Madame Web non riesce mai a diventare interessante, soprattutto in sceneggiatura. Le tre ragazze da proteggere sono tre ragazze da proteggere, cioè non hanno nient'altro, non sono mai minimamente approfondite. L'unica che lo è un pochino è la Cassandra Web di Dakota Johnson, ma anche lei rimane abbastanza lì. Le attrici potrebbero anche diventare memorabili, ma il film le appiattisce in ruoli che non le valorizzano mai. E poi c'è questa cosa che secondo me è proprio disonesta verso lo spettatore. Non vi faccio spoiler, ma la gestione delle tre Spider-Women è assurda. Il loro minutaggio, da un certo punto di vista, è praticamente nullo. E purtroppo anche Ezekiel Sims non funziona, è un personaggio che non è minimamente sfaccettato, non è minimamente approfondito. Basta grattare un pelo sotto la superficie e non c'è niente. Si sa cosa vuole, ma non si sa fondamentalmente perché, cos'è, chi è, quand'è, non si sa nulla. Complice purtroppo anche Tahar Rahim, che ha un'interpretazione svogliata, quasi come se non volesse essere lì. E poi non aiuta per niente nemmeno la regia di S.J. Clarkson, che è un esordiente e si vede. Immagini accelerate per dare l'idea dell'agilità ragnesca, movimenti di macchina sbilenchi da mal di mare. In tutto ciò un montaggio veramente confusionario, soprattutto nelle scene d'azione. Senza contare poi lo scontro finale che sfocia totalmente nel ridicolo. Per come si svolge, per la sua conclusione e anche per le scene che vediamo dopo. Una in particolare che non vi spoilerò, ma se la vedrete lo capirete. E alla fine di Madame Web uno si chiede, ma cosa ci è rimasto? Perché questo film non sa minimamente cosa vuole essere, non lo sa mai. Sperando non fosse una cosa voluta, perché forse sarebbe addirittura peggio, ma non mi stupirei. Ci aspettavamo tutti un collegamento il più diretto possibile con Spider-Man, alla fine dal trailer c'erano le Spider-Women, c'era Ezekiel, cioè più di così. Sembra quasi un film delle origini su personaggi che non abbiamo mai voglia di vedere, perché il film stesso non li approfondisce mai. Io mi sono un po' divertito per i riferimenti culturali al 2003. Le Mystique, Britney Spears, Beyoncé, robe del genere. Però son bricioline. Sembra quasi di essere di fronte a una major che sta perdendo i diritti della sua IP e quindi deve fare un film in fretta e furia per mantenerli. Fumoso il più possibile, senza posizionarlo da nessuna parte, almeno non va a toccare tutte le sue altre continuity, qualsiasi esse siano, se ci sono, visto quello che sta facendo la Sony col suo universo. E quindi Madame Web per me manca di idee, di coraggio, di visione, anche di divertimento. E nel loro essere terribili, Venom e Morbius avevano almeno il trash. Madame Web quasi non ha neanche questo se non per il combattimento finale. E io peggio di così non so cosa si può fare. Ma vi aspettavate un film del genere? Lo andrete comunque a vedere? O vi ho affossato qualsiasi speranza? Se vi è piaciuta questa analisi mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete il video, le cose che vi ho detto prima. A questo punto non mi resta che chiedervi la vostra nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!